alle clamorose fregnacce che i dirigenti vari dei gruppi comunisti in Italia, vedi Genova, hanno fatto, e applicassimo il criterio del cui protest, dovremmo dire tutti o quasi dirigenti comunisti e gruppetti italiani sono agenti della polizia, perché fanno le cose che danneggiano regolarmente, no? Invece sono cretini, è diverso. Allora voglio dire, il cretino è una figura che ti rompe il secco schema del cui protest. Quello che tu puoi fare è cogliere la connessione tra gli eventi. Che cosa succede muovendo, gettando un sasso là, che succede, e ricostruire questa connessione. Poi diventa relativamente indifferente chi materialmente è stato o non è stato. Capisci la logica di quello che succede, no? E allora, per esempio, sotto questo punto di vista non è dubbio che questi attentati sono un grandissimo favore all'imperialismo, sotto tutti i punti di vista, e sono una sciagura per tutti i popoli che lottano contro l'imperialismo, no? Ora, già che ha raccolto materiale interessantissimo, eccetera, che mostra cose grandiose, mi pare abbastanza divertente, infatti anche la Fiat mi pare caduta in questo. Non so, fate conto, negli ultimi 2-3 mesi la Fiat che lamenta una caduta della produzione, una situazione di crisi, eccetera, appena c'è l'attentato scatta la parola d'ordine, tutto andava bene, adesso con l'attentato c'è la crisi. E quindi dico, eviti, no, l'analisi sulle contraddizioni del capitalismo scaricando tutto là. No, comunque credo che già che possa appunto farci un quadro abbastanza sinteticamente di quello che sta succedendo, che ci ruota intorno e compagnia bella, e dopodiché il nostro problema sarà quello, mi sembra, di cominciare a delineare una sorta di scala di questa scrittura, di questa pubblicazione da fare, no? Tenendo presente sempre la rapidità da un lato e dall'altro lato la disponibilità del compagno Cararo della radio di collaborare fortemente, insomma, nella cosa. Lui è persona anche molto documentata. Dopodiché, compagno Giacchino, buon lavoro. Vabbè, io mi trovo totalmente d'accordo con l'impostazione di Stefano cioè l'aspetto metodologico su come trattare questo tipo di situazioni. Anche perché io credo che limitarci semplicemente a dire se lo sono fatti da soli servirebbe molto poco all'azione di convincimento contro la guerra, e forse ci potrebbe tendere anche una trappola, insomma. Perciò proviamo a ragionare sui dati, sui numeri, sulla situazione di fatto. Io per questo ho provato a fare uno schema che è articolato sostanzialmente in tre parti. Prima dell'11 settembre, com'era la situazione, com'è stata dopo l'11 settembre e cosa succede dopo il 6 ottobre, dopo il giorno dell'attacco, non mi ricordo se era 6 o 7, il 7, dopo il giorno dell'attacco all'Afghanistan. Ecco, scendendo, ecco, intanto l'unica cosa che vorrei dire preliminarmente. Intanto è interessante provare a scindere il dopo 11 settembre col dopo attacco, perché noi qui non abbiamo a che fare, come diceva giustamente Stefano, con una catena causale necessitata, no? Per cui che questa è la propaganda che si va facendo. Cioè, l'attentato chiama necessariamente la risposta militare, chiama necessariamente quella risposta militare. Ecco, questa è una trappola in cui noi non possiamo cadere, e che per la verità, guardando poi i fatti, e spero di riuscire a entrare brevemente nel merito anche di questo aspetto, viene facilmente demistificata, nel senso che se uno torna alla situazione subito dopo l'attentato capisce che era molto chiaro non solo che c'erano altre opzioni possibili, ma che la maggioranza della popolazione, inclusa quella americana, a differenza di quello che ci hanno raccontato subito dopo, era favorevole a queste opzioni. Procediamo con ordine. Prima dell'11 settembre, la situazione era questa. Rallentamento molto forte dell'economia mondiale, crisi degli Stati Uniti ormai in recessione, Giappone, lasciamo perdere, in stagnazione da moltissimo tempo,
paesi del sud-est asiatico già colpiti dal calo degli ordini americani, per cui la ripresa anche nei paesi del sud-est asiatico cominciava a vacillare, Europa in forte rallentamento. E io cito pochissimi dati a questo riguardo perché è utile ragionare anche sui numeri. La produzione industriale americana, proviamo a fare un flash, 3 giorni dopo l'attentato la Federal Reserve pubblica dei dati che sono relativi però a un periodo precedente, ossia al mese di agosto. Nel mese di agosto la produzione industriale americana segnava un calo dello 0,8% rispetto al mese prima. Uno dice, vabbè, 0,8%, ci si può stare. Problema, era l'11° calo consecutivo. Un andamento così negativo non si registrava dal 1960. Per inciso, l'altro giorno sono stati pubblicati i dati del mese successivo, siamo al 12° calo consecutivo e è dal 45, dall'ottobre del 45 che non si ha una situazione di questo tipo. Però ovviamente per l'ultimo mese tutti dicono sono le due torri. In calo 45. Ad agosto era calato anche il tasso di utilizzo degli impianti, uno degli indicatori fondamentali per capire l'andamento dell'economia, che era ai minimi dal 1983. Il tasso di utilizzo degli impianti era 74%, un po' più del 74%, il che significa che le fabbriche hanno un quarto di capacità produttiva inutilizzata. Questa è la classica crisi da sovrapproduzione, proprio un caso diremmo da manuale, con un aggravante che è una sovrapproduzione sincronizzata tra le varie economie mondiali. Rispetto a questa situazione l'unica boccata d'ossigeno che si può presumere arrivi è l'ingresso, deriva dall'ingresso della Cina nell'Organizzazione Mondiale del Commercio, che infatti è stata siglata pochi giorni dopo l'attentato, era già pronta la sigla per la verità, comunque una settimana dopo è stata siglata. Proprio l'11 settembre sul Financial Times esce un articolo che dice non solo va male l'economia, vanno male anche i mercati azionari. E è un articolo abbastanza ironico in cui si dice tutti i gestori di fondi dicono che le cose vanno benone e non si riesce a capire chi continua a vendere, perché tutti vendono, però tutti dicono che le cose vanno bene. Questa è la situazione economica. A questo vanno aggiunti, per quanto riguarda gli Stati Uniti, dei problemi diplomatici molto consistenti, perché la politica non di isolazionismo ma di unilateralismo, come si dice, di Bush era riuscita nel capolavoro politico di mettersi contro tutto il mondo. Si era messa contro i cinesi con l'arroganza che hanno dimostrato nella questione dell'aerospia, peraltro poi se la sono dovuta pure rimangiare. I russi, che avevano degradato al rango testualmente di potenza regionale e avevano minacciato con l'ipotesi dello scudo stellare, che oggi tutti si stanno dimenticando, ma era il tema politico del momento nei mesi precedenti. L'Unione Europea, a cui Bush aveva detto non dovete creare una forza di intervento distinta da noi e dalla NATO, e contemporaneamente gli aveva imposto lo scudo stellare. C'erano due guerre commerciali in corso con l'Europa, uno sul settore aerospaziale e un'altra sul settore siderurgico. Manco a dirlo, il mondo arabo per la situazione palestinese, per i bombardamenti all'Iraq, eccetera. Se si va a vedere le situazioni dei trattati multilaterali, si trova una situazione analoga, perché Bush nei mesi prima dell'attentato, gli Stati Uniti avevano unilateralmente fatto saltare almeno 3 accordi internazionali di grande importanza, quello di Kyoto e va bene. Il protocollo, questo, gli altri due sono più interessanti però, Il protocollo per rafforzare il bando delle armi batteriologiche, nel luglio, c'era il protocollo, in cosa consisteva? Nel 72 è stato fatto un accordo internazionale di efficacia assolutamente nulla per il bando delle armi batteriologiche. Questo accordo era perfetto, aveva un unico problema che non prevedeva delle ispezioni in loco da parte di organismi internazionali nei vari stati che erano sospetti di fare armi batteriologiche. Questo, diciamo, ne ha lievemente infecciato.